Al terzo miglio della via Appia, a circa 20 metri di profondità, nel cuore del più antico ed esteso cimitero comunitario della città di Roma, l'iconografia paleocristiana all'ombra della cultura classica muove i primi passi verso la propria identità. Nelle catacombe di San Callisto, di fronte al luogo di sepoltura dei papi del III secolo, la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra ha recentemente riportato allo splendore originario una delle testimonianze più suggestive della primitiva fede cristiana della capitale. Qui, nel cubicolo di Orfeo, la tradizione giudaica, il mito e la figura del figlio di Dio si incontrano in un programma decorativo complesso e dai colori vivaci, tornato a nuova luce grazie a impacchi umidi di carta giapponese che hanno permesso ai restauratori di cancellare le tracce delle lucerne e delle fiaccole dei fedeli dei primi secoli. Al centro del soffitto della camera funeraria sta Orfeo, attorno al quale tutto ruota, creatore e ordinatore del cosmo, come è il Verbo di Dio. Di questa affascinante coincidenza ci parla Fabrizio Bisconti, sovrintendente della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra. L'iconografia di Orfeo, vestito all'orientale perché era il musico trace, che è attorniato da tutti questi animali, da tutto questo cosmo, è molto simile a David, salmista. Quindi c'è anche una vicinanza con la cultura giudaica, ma anche con Apollo che suona la lira. Quindi era un po' una figura passepartout che i cristiani acquisiscono dalla tradizione classica giudaica, la ricaricano di significati e la fanno diventare il nodo più importante di tutta la cultura cristiana dei primi tempi. Il cosmo tutto che è attratto come da una calamita, dal Cristo, dalla parola del Cristo. Da poco al comprensorio callistiano si è aggiunto un polo museale che visitiamo durante le sue ultime fasi di preparazione. Fervono i lavori, oggi ormai ultimati, ed è già possibile apprezzare il fascino di questo mosaico di volti e iscrizioni. A pochi metri dall'entrata delle catacombe, nell'edificio noto come la Torretta di San Callisto, frammenti di sarcofagi illustrano miti e credenze di un popolo sospeso tra il passato e i nuovi orizzonti iconografici cristiani, come ci spiega il responsabile dell'allestimento Matteo Braconi. È importante, direi fondamentale, specificare che le tematiche presentate soprattutto nell'arco cronologico del III secolo sono già tematiche in bilico, che presentano già ad esempio l'immagine del pastore crioforo, quindi il pastore con la pecorella sulle spalle, che forse non ha ancora acquisito la cristiana accezione di buono. Lo stesso vale per i temi del filosofia, della musa, e dove questi filosofi sono donne, sono uomini, che rappresentano gli ideali della sapienza, ma una sapienza che è già proiettata nell'oltremondo, un ozium letterario, quasi una beatitudine eterna. Non mancano temi mitologici, non mancano i temi dell'autorappresentazione, sia per i cristiani che per i pagani.